si chiama Regional Explorer o più semplicemente REx. È la piattaforma camerale che punta a individuare possibili difficoltà fisiologiche o patologiche delle 59.000 imprese lucane iscritte. Una forma di prevenzione in un momento storico nel quale le interdittive antimafia risultano in crescita, un dato in aumento del 40% nel 2022, mentre quest'anno sono già 13 quelle emesse. Con questo scopo, Camera di Commercio e Prefettura, Potenza nel Palazzo del Governo, hanno sottoscritto un protocollo di legalità. Potrei sintetizzare su due parole chiave l'importanza di questo documento che sottoscriviamo oggi. La prima è conoscenza delle dinamiche interne del sistema d'impresa per questa regione e poi l'altra parola chiave è capacità di lettura. È uno strumento dinamico, sicuramente molto più evoluto rispetto alle precedenti banche dati. Un mega archivio utile a verificare i requisiti di iscrizione delle imprese alla white list. Un sistema molto evoluto che si aggiorna giorno per giorno e quindi è in grado di fornire in tempo reale le dinamiche all'interno del mondo delle imprese. Mi sembra che protocolli di questo tipo valorizzino il ruolo che ciascuna pubblica amministrazione svolge. L'obiettivo è restituire una fotografia sempre più aggiornata dello stato di salute delle imprese, ad esempio durante i passaggi di quote societarie. Non possiamo definirci isola felice, soprattutto perché una definizione di questo genere ci porterebbe ad abbassare la guardia. È chiaro che rispetto a regioni vicine, a noi confinanti, registriamo sì dei fenomeni, ma sicuramente di intensità minore.